sta assottata, guarda tutte cose, tutte parole che niente può fa. Si ma ci città che lo poche libertà, che sta terra e sta gente lo giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la panzata. Terra mia, com'è bella la guarda. Bentrovati a Terra Mia, oggi possiamo dire che è la prima puntata, perché la settimana scorsa abbiamo intitolato numericamente il primo ciclo a una sorta di numero zero. La verità, volevamo scommettere se funzionava. Devo dire la verità, l'iniziativa è andata bene, per cui l'intendimento è quello di proseguire su questo lavoro con una serie di interlocutori della città, della regione, perché no, del sud Italia. Ovviamente l'idea non è di fare una trasmissione sudista o peggio ancora neoborbonica, ma la volontà invece di mettere al centro del dibattito e contribuire al dibattito cittadino e del mezzogiorno su alcune tematiche. Oggi ho l'onore e il piacere di avere con noi, con me in questo spazio chiamato appunto Terra Mia, Anna Maria Palmieri. Anna Maria Palmieri non ha bisogno di grandi presentazioni, oltre ad essere una cara amica, ma in questo momento rappresenta l'amministrazione comunale di Napoli. Anna Maria Palmieri è l'unica assessora, ce lo dirà lei, che in qualche modo è lì a Palazzo San Giacomo a servire la città fin dalla prima ora. Sono cambiate le amministrazioni, il sindaco è lo stesso, sono cambiate una serie di protagonisti, ma Anna Maria Palmieri è lì. È ovvio che se Anna Maria Palmieri è lì è perché in qualche modo funzionale ai bisogni della città, perché risponde bene a quelli che sono i temi. Ovviamente io non sono qui per fare il recensore di Anna Maria Palmieri, che scombriamo subito il campo dagli equivoci, decidiamo di darci del tu. Lo so che su un set non va fatto, però noi dobbiamo in qualche modo evitare anche goffaggini, per cui ci siamo sempre del tu e ci daremo del tu anche davanti a chi ci ascolta. La prima trasmissione, avendo fatto con la precedente una valutazione generale sulle condizioni del Sud anche in termini storiografici, io credo che fosse opportuno, confrontandomi anche con la redazione, cominciare dai saperi, dalla scuola come soggetto primordiale di una coesistenza civile e democratica di un territorio. Allora mi farebbe piacere, prima di entrare nel merito di alcune questioni, avere da te uno sguardo a volo di uccello sullo stato di salute della scuola nella nostra città. Beh, guarda, io ringrazio naturalmente Mario di avermi voluto qui, tanto più per il numero uno di una trasmissione e soprattutto per aver scelto come numero uno la scuola, perché questa non è una scelta di poco conto. Io dico sempre, da difensore non civico, ma da difensore, operatore, innamorato di scuola, che la civiltà di un paese si misura dal modo in cui tratta le proprie istituzioni scolastiche e i propri luoghi di cultura. E devo dire che se devo parlare della scuola di Napoli, la prima cosa che mi viene da dire è che la scuola di Napoli è in ottima salute, combatte e viva e veramente presidia la città e il diritto all'istruzione dei nostri ragazzi, nonostante tutto, nonostante da molti anni, e questo non è un tema locale ma è un tema nazionale, la scuola sia oggetto di continue riforme, di veri e propri regolamenti di conti nei confronti del suo essere pubblica e naturalmente rivolta a tutti i cittadini, ma soprattutto volta prevalentemente a rimuovere gli ostacoli
all'uguaglianza tra i cittadini, cosa che è diventata nel corso degli anni sempre più difficile per molti motivi, dalla contrazione dei fondi alla diffusione di un'ottica competitiva e neoliberista, al far passare logiche meritocratiche e selettive che ancora qualcuno oggi, di recente Gali della Loggia, invoca come salvifiche rispetto al destino della scuola. La scuola a Napoli spesso si trova in trincea, spesso si trova a rappresentare però il volto migliore dello Stato anche nei territori in cui si sente la carenza di Stato. E questo è molto importante perché nelle nostre periferie questo ruolo le viene riconosciuto ampiamente. Fermo restando che come assessore comunale ovviamente io combatto quotidianamente con le sue emergenze, con i suoi bisogni, con le necessità e il continuo e la continua richiesta di risposte anche per bisogni di tipo materiale che le scuole mi fanno. A questo diciamo lavoro tutti i giorni con grande passione. Mi piace fare un attimo una parentesi sul lavoro materiale, lavoro che conosco perché come tu ben sai io ho svolto per alcuni anni il ruolo di presidente di un municipio, quello collinare della città, dal secondo mandato amministrativo di Luigi De Magistris sono in consiglio comunale e questo non mi mette in una condizione differente rispetto a chi invece vuole interloquire. Quindi io non sono un giornalista, non ambisco a farlo, però diventa come dire una sorta di prolungamento dell'attività istituzionale per parlare della città attraverso una serie di esperienze. Le cose pratiche, dicevo, spesso ci si ci si confronta con uno degli elementi un po' drammatici che ha a che vedere con la manutenzione delle scuole. Penso soprattutto a quelle scuole di carattere monumentale, no? Che ce ne sono molte in città ancora, soprattutto nell'area storica della città. Molto è stato fatto e va dato atto alle amministrazioni e anche a questa amministrazione di aver fatto degli interventi importanti. Penso soprattutto sulle applicazioni della normativa antincendio e quindi la messa in sicurezza degli alunni. Noi negli anni scorsi abbiamo vissuto delle situazioni drammatiche in alcuni pezzi d'Italia, penso a San Giuliano di Puglia quando ci fu quel terremoto, no? E o anche gli altri che ne sono ai noi seguiti. Da questo punto di vista la città di Napoli è in sicurezza o dobbiamo ancora fare una serie di interventi per arrivare a quel famigerato e secondo me anche utile libretto di fabbricato delle scuole da tenere tutti dentro una certezza non soltanto legale ma anche funzionale per essere un po' più tranquilli la mattina quando ci svegliamo e sappiamo che i nostri bambini vanno a scuola. Guarda, prima di risponderti Mario sul tema a livello locale, quindi cittadino, mi piace mostrare una contraddizione palese che si è verificata negli ultimi 10 anni, che, 7 dei quali io li vivo diciamo dal punto di vista dell'amministrazione. Tu ne hai vissuti più di me, quindi mi confermi questa cosa. La tragedia di San Giuliano ha comportato nel corso degli anni ovviamente una presa di coscienza dell'importanza di tenere in sicurezza le scuole e naturalmente una forte restrizione normativa sulle condizioni di sicurezza, un cambiamento delle norme che sono andate sempre più in direzione di un restringimento delle caratteristiche di agibilità, ovvero bisogna lavorare sempre di più per mantenerle, per adeguarle, per migliorarne lo stato, per renderle da un lato agibili dal punto di vista statico e strutturale, ma anche per renderle non vulnerabili dal punto di vista della prevenzione incendi, non vulnerabili dal punto di vista sismico. Ora, mentre questo accadeva nella normativa, gli enti locali che sono i destinatari, sono i proprietari degli immobili scolastici, forniscono allo Stato gli immobili scolastici e parlo qui di città e province, quindi di città, di comuni e città metropolitane,
hanno invece visto i loro bilanci impoveriti e sempre più ristretti dalla diminuzione dei trasferimenti, nonché chiaramente dai vincoli della spending review. Allora, in questa contraddizione ci si muove un po' in tutta Italia, nel senso che tutti i comuni chiaramente hanno richiamato lo Stato centrale per ottenere dei finanziamenti, perché si facesse un grosso piano, diciamo, sull'edilizia scolastica. E nel corso degli anni devo dire che dei finanziamenti sono stati messi a disposizione, ma il Comune di Napoli non ha usato solo quelli, spesso e volentieri, e tu me lo confermi perché siede in consiglio comunale, il Comune di Napoli ricorre al bilancio comunale per mettere in sicurezza le scuole. E faccio un passaggio anche sul tema della comunicazione, mi fa piacere di essere qui per dire che noi abbiamo solo come comune la responsabilità di 387 edifici scolastici, dei quali una percentuale non piccola, di circa un 20-25%, è fatta di un patrimonio edilizio che ha anche più di 100 anni, quindi è monumentale. È quella più difficile da manutenere. Ed è quella più difficile non solo da manutenere ma da adeguare, perché ovviamente non è pensabile, per esempio, non sono pensabili adeguamenti che vadano in conflitto con le strutture monumentali, e quindi c'è una necessità sempre di interloquire anche con la sovrintendenza. Poi abbiamo una grossa percentuale di edifici post terremoto, molti dei quali sono delle periferie, sui quali si deve intervenire con una manutenzione ordinaria e straordinaria, perché ovviamente sono realizzati con altri materiali, ma sono comunque precedenti alla normativa sulla sicurezza che è scattata nel 2008. Poi c'è una quantità, l'ha edificato con la cosiddetta legge Falcucci. C'è una certa quantità di edifici da legge Falcucci, e quindi se tu fai in buono stato, che sono in buono stato, quindi tu hai una variegatezza di strutture. A queste strutture noi abbiamo delle norme vincolanti che ci dicono che dobbiamo rispondere almeno sotto due punti di vista. Subito, entro l'anno, dobbiamo rispondere per quanto riguarda i certificati di prevenzione incendi, e noi abbiamo come Comune di Napoli investito il patto per Napoli per questa ragione, per la messa in sicurezza sia dal punto di vista della prevenzione incendi sia per i prossimi anni della vulnerabilità sismica. Vogliamo dire quali sono le cifre che hanno messo a disposizione? Le cifre stanziate nel patto per Napoli sono di 50 milioni di euro per l'edilizia pubblica. Tieni conto che nel corso della scorsa consiliatura io ho avuto esperienza che da bilancio comunale e da fondi europei sono stati investiti sulle scuole di Napoli circa 25 milioni di euro. Per i prossimi anni, a partire dallo scorso anno fino al prossimo triennio, ci si aspetta un investimento, se non pari, superiore, quindi parliamo di 5 milioni all'anno per i prossimi anni, più i fondi che sono stati messi a disposizione dal Ministero, dalla Regione tramite bandi, per cui il Comune di Napoli sta candidando le proprie scuole anche al bandi del MIUR, i cosiddetti Bonfesr, nonché ai bandi regionali, nonché ai bandi del POR, per cui c'è una grossa attività per candidare le scuole a reperire fondi anche da altri finanziamenti. Diciamo che è un segnale di tranquillità, noi lo possiamo offrire dire alle scuole, ai cittadini e soprattutto, come dire, alle famiglie, che i loro figli vengono ospitati in strutture che non solo sono sicure ma che tendono sempre di più a un miglioramento. Sulle quali nessuna di queste strutture non è attenzionata per la sicurezza. Ci sono dei passaggi che dobbiamo fare. Noi adesso abbiamo proprio di recente approvato una delibera, sempre dal patto per Napoli, di 4 milioni di euro per rifare interamente le guaine e i solai di 30 edifici. È ovvio che si va step by step, perché non è pensabile, certo, di poter immediatamente intervenire su 386 edifici, ma già 100 edifici, mentre ti sto parlando, sono interessati dal rinnovo del certificato prevenzione incendi, e dopo questi 100, per altri 130 edifici scatteremo con la richiesta ai vigili del fuoco, della SCIA, per fare totalmente ex novo i certificati antincendi. Quindi un piano e una programmazione c'è.
Una programmazione che è stato difficile ovviamente realizzare quando mancavano i soldi, ma sulla quale noi stiamo investendo tutte le risorse che ci vengono. Io poi dirò perché, come dire, ti ho tirato dentro questo aspetto, come dire, ipertecnicistico, che poi interessa anche a chi ci ascolta, diciamo la verità, perché avere la certezza, no? Io tante volte ho avuto interlocuzioni con le famiglie di come si era spaventati. Poi ci ritorniamo un attimo dopo alla fine di questa chiacchierata. Devo chiederti di dire un'ultima cosa. I numeri. Ogni volta che inizia l'anno scolastico noi ci chiediamo quante scuole sono in condizioni di inagibilità. Certo. Allora io dico sempre alle famiglie, guardate, se noi dichiariamo una struttura interdetta e inagibile, lo facciamo per mettere in sicurezza i bambini. E quindi cerchiamo sempre di farlo garantendo comunque il loro diritto all'istruzione. Quindi quel sacrificio momentaneo è finalizzato al bene dei bambini. Perfetto. E se tu chiudi una struttura bisogna ricordarsene che ne tieni altre 385 aperte. E questo dato non va trascurato. I tempi televisivi sono sempre estremamente limitati, ma comunque per noi importanti. Nei giorni scorsi, il Mattino di Napoli, il principale quotidiano della città e anche del Mezzogiorno, ha ospitato secondo me una tua intervista molto interessante che riguarda soprattutto l'offerta che l'amministrazione riesce anche con una serie di finanziamenti comunitari, penso al patto di coesione, a garantire, e mi sto riferendo alla rete dei servizi educativi. Ora alla fine della tua intervista tu metti in evidenza un dato che secondo è paradossale, forse vale la pena qui dare qualche informazione a chi ci ascolta di come alcuni finanziamenti, quindi stiamo parlando di nido, stiamo parlando di infanzia e poi dico perché anche il paradosso oltre le cifre, dove a Milano vengono erogati la bellezza di 8 milioni di euro, a Bologna 6 milioni e solo 300 mila euro alla città, scusa, 1 milione e 300 mila euro alla città di Napoli. Se noi vediamo quali sono i tassi, seppur limitati, di nascita, va da sé che questo elemento è estremamente sperequante. Ma la cosa che mi fa rabbia quando ho letto di queste cifre attraverso la tua intervista, di come noi poi ci dobbiamo difendere quando si tratta di sanità, e non parleremo di sanità, in cui il nostro riparto del Fondo Nazionale della Sanità ci viene, come dire, in qualche modo abbattuto, perché noi abbiamo meno anziani rispetto al nord. Qui ne abbiamo più bambini, ci viene abbattuto per altri motivi. Forse occorre fare un po' di chiarezza, anche perché noi stiamo lavorando molto per garantire, come dire, soprattutto alle famiglie, alle giovani coppie, la presenza di un nido che diventa fondamentale. Ma vedi, allora cominciamo col dire che quando io sono arrivata, diciamo, all'amministrazione comunale, il quadro che mi si rappresentava rispetto ai servizi educativi alla prima infanzia, lo 03, quindi i nidi offerti dalla città di Napoli, era un quadro desolante. L'Europa imponeva una tabella di marcia per cui l'Italia avrebbe dovuto avere almeno un 33% di copertura dei nidi, a Napoli eravamo al 3, 4, 5%, dove la copertura significa quanti posti nido rispetto ai bambini presenti nella regione. Ovviamente ci siamo messi al lavoro subito, devo dire che nel giro di qualche anno noi siamo passati da 37 nidi a 50 nidi e questo già mi sembra un numero importante. Naturalmente lo posso ben dire perché nella municipalità che ho amministrato fino all'anno finalmente scorso finalmente si è aperto il primo nido, pubblico. Un nido e ne apriremo suppongo un altro, gli spazi cosiddetti bambini e bambine, esatto. No? Allora questo gap andava spiegato però non soltanto per incapacità e inefficienza, diciamo, degli amministratori del passato, anzi affatto per questo, ma andava spiegato anche per ragioni storico-culturali, dove c'è disoccupazione femminile, spesso e purtroppo per una sorta di circuito vizioso c'era meno richiesta, certo, di servizi per la prima infanzia. Funzionava il welfare familiare. Esatto, il welfare familiare che sostituiva quella misura che invece finalmente con una legge del 2016-2017 è diventata uno dei primi segmenti dell'istruzione. Ora io in sede ANCI ho lavorato a lungo con le mie colleghe assessore di altre città
perché questa legge che riconosceva i nidi all'interno del segmento educativo 06 passasse, anche perché questa legge doveva essere accompagnata da un congruo finanziamento, il cosiddetto piano nazionale per la prima infanzia da parte del MIUR, che avrebbe dovuto consentire a quelle città che già avevano raggiunto una buona copertura di avere dei fondi per mantenere i nidi che avevano, a quelle che questa copertura non ce l'avevano, come le città del sud Italia, Napoli è tra queste città quella che sta meglio, perché adesso siamo arrivati all'8% di copertura, a quelle che quindi avevano bisogno un po' di soldi in più per poter ampliare, quindi ampliamento e mantenimento. Detta tra di noi, i fondi sono arrivati ai comuni che hanno più nidi, in una logica perversa per cui più hai e dunque più hai dimostrato di spendere e quindi più io ti finanzio. E su questo io penso che bisogna aprire una riflessione generale e nazionale. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è scaduto, è uno spazio breve e io credo che noi dobbiamo utilizzarlo, almeno questo è un autoinvito intelligentemente, perché poi la gente si annoia. Sì, ma però... noi lottiamo, non ci fermiamo a questo riparto. Andiamo oltre. Sono convinto, però una battuta, perché dicevo prima tutto quel pippone, si direbbe, no, sulle manutenzioni, questo ipertecnicismo, perché io so che a te ma anche a noi sta a cuore, dobbiamo lavorare in questa direzione, alcune vicende che si sono consumate questo inverno ce lo dimostrano, il fenomeno del bullismo che diventa sempre di più esplodente e di come la scuola, la cosiddetta comunità educante a cui tu fai spesso riferimento, debba fare, diciamo, riferimento, le scuole più, come dire, accoglienti, le scuole aggiustate, le scuole sicure, le scuole anche belle, non buone perché, come abbiamo sempre detto, lo sono sempre state buone, hanno anche l'obiettivo di essere, come dire, luoghi di prossimità territoriale che va ben oltre l'offerta didattica. La bellezza include. Su questo. La bellezza include, questo non c'è dubbio, anche perché se dobbiamo dirla tutta, nessuno vuol essere accolto in un luogo brutto, quindi innanzitutto la forma che è sostanza sta nell'accoglienza da parte delle strutture, ma l'accoglienza è data da tante altre cose, è data dalla professionalità dei nostri docenti, è data dal tempo pieno, è data da un lavoro progettuale ramificato che si fa con tutti gli attori. Ora, quando la scuola diventa il centro di una comunità, responsabilizzando anche i genitori nel suo progetto, allora la scuola svolge bene il suo compito. Fin quando esiste conflitto tra la comunità e la scuola non ce la può fare, va supportata, mai sostituita, ma va supportata e i genitori devono essere parte integrante di un progetto educativo che vale la crescita dei loro figli e il futuro della nostra città. Bene, io allora utilizzando lo slogan, a mo' di slogan, la dichiarazione di Anna Maria Palmieri, la bellezza include, saluto il mio ospite Anna Maria Palmieri, ricordo assessore all'educazione del Comune di Napoli, vi do appuntamento alla settimana prossima e parleremo di altre questioni di merito, poi entreremo anche negli aspetti più politici, la settimana prossima parleremo di tributi e di bilanci e fare un riferimento non soltanto alla città di Napoli, ma come in qualche modo, non lo Stato canaglia, non mi piace utilizzare termini forse forti o sbagliato, ma di come la ripartizione dei fondi di perequazione territoriale in qualche modo abbia snaturato la vita degli enti locali. Nel frattempo vi ringrazio e grazie di essere stati con noi e ci vediamo al prossimo appuntamento di Terra Mia. Assottata, guarda tutte cose, tutte parole che niente buono fa. Si macina la città che lo poche libertà che
sta terra e sta gente no giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la panzata. Terra mia, com'è bella.